Buonasera e benvenuti a questa nostra prima puntata dell'incontro, una trasmissione in collaborazione con Napoli News Magazine, testata giornalistica regionale, ma soprattutto con Ager Campanus, che è l'editrice. In studio con me, Sara Barone. Buonasera e benvenuti. E io ne approfitto e passo subito a presentarvi gli ospiti di questa sera. In ordine di apparizione abbiamo l'imprenditore Antonio Ferrieri di Cuore di Sfogliatella, Sabatino Sirica, maestro pasticcere, Marco Giordano, Buonasera. pasticcere, e il Buonasera. dottor Giuseppe Salvati, coordinatore nazionale di Confazienda, e la dottoressa Lorenza Lungo, la biologa nutrizionista. Perfetto, allora passiamo subito alle domande. Innanzitutto, più che una domanda ad Antonio Ferrieri, non possiamo che non fare i complimenti perché Antonio Ferrieri si è reso artefice di una straordinaria iniziativa, World Record Guinness. Ha fatto la sfogliata più grande mai realizzata. Antonio, quanto è costata in termini di fatica, di organizzazione? Preparare non solo la sfogliata, ma il forno, mi pare che è stato fatto un forno apposta per poterla poi infornare. Sì. Allora, grazie della domanda principalmente. Sicuramente c'è stato più di un anno di lavoro vicino e non è stato facile perché sai quante volte abbiamo sbagliato delle prove, abbiamo dovuto buttare del materiale, fino a quando, man mano che la miglioravamo, fortunatamente realizzavamo quello che facevamo, regalandolo a un'associazione Angeli della Strada, in modo che non veniva buttato. Comunque, fortunatamente, dopo quasi una trentina di prove, siamo riusciti a trovare il sistema come realizzare questa sfogliatella. Abbiamo fatto una sfogliatella che avevamo stimato 75 kg. Fortunatamente, con mia sorpresa. Non scopriamo ancora tutte le carte, dai. Questa è la domanda successiva. Io invece la interrompo un attimo perché in studio con noi ci sta Marco Giordano, che è uno dei pasticceri, dell'equipe di pasticceri. Quanti ne eravate che hanno realizzato poi questa bellissima sfogliata? Allora, ne eravamo 8 a realizzare la sfogliata, proprio vicini alla sfogliata, 8 persone. Mentre noi continuiamo la nostra bella chiacchierata, chiedi alla regia se ci dà il contributo. Certo, c'è il contributo riguardo alla sfogliata che se potete mandare, subito vediamo, il nostro caro Sergio. Piazza Garibaldi non è solo pizza, chitarra, pulcinella e mandolino, ma è record mondiale della sfogliata. Siamo qui a Cuore di Sfogliata, la famosissima pasticceria Ferrieri, dove fra poco ci sarà il World Record Guinness dei primati mondiali della sfogliata, una sfogliata mai fatta, mai vista al mondo. Stiamo parlando di 90 kg di sfogliata. Seguite il servizio. Siamo, ecco, finalmente in compagnia del patron di questa straordinaria manifestazione, straordinaria e unica, perché stiamo parlando di qualcosa di veramente speciale. Antonio Ferrieri, Antonio, raccontaci che cosa ci sta nel forno. Allora, nel forno c'è una sfogliatella, noi avevamo previsto 75 kg, invece alla fine abbiamo scoperto, pure con nostra sorpresa, che è 92 kg e non 75 kg. Va detto che oltre a una madrina di eccezione che è Roberta Capua, sono presenti i giudici del World Guinness Record che dovranno poi valutare e verificare tutte le cose che vi stiamo dicendo. Quindi sarà un Sì, record mondiale. sì, sì. Diciamo che il peso e misura già è stato preso. Chiaramente sarà ancora verificata la misura dopo l'uscita dal forno. Se eventualmente, ma abitualmente le sfogliatelle dentro al forno aumentano e non diminuiscono di misura.
Quindi noi concludiamo questa breve ma importante intervista ricordando a tutti quanti che il giorno 28 noi saremo in diretta su TLA, dove ospite d'onore sarà proprio il dottor Antonio Ferrieri, e avremo un taglio proprio di questo servizio odierno e continueremo ad approfondire insieme a maestri pasticceri e al presidente dell'Ordine dei Pasticceri Nazionale. Sì, sì, un bel primato anche questo, che valorizza, diciamo, nell'ambito della nostra enogastronomia favolosa, appunto la nostra pasticceria, che tra l'altro è una pasticceria del tutto originale, come è la sfogliatella, che è un simbolo veramente internazionale di Napoli. Quindi è la bontà, quindi è il piacere, è tutto questo che si può trovare venendo a Napoli. Ah, oh, ma questa me la devo mangiare! Ma devo mangiare, mamagna! A me sta facendo venire l'acquolina in bocca. Sì, non potevo mancare a questo grosso evento di Antonio. Con Antonio oramai sono 3-4 anni che stiamo collaborando insieme con l'associazione pasticceri, e ad Antonio è una cara persona. Questo evento ci gratifica perché la sfogliatella è fiore all'occhiello veramente della nostra Napoli. I Natali non si dimenticano, perché la pasticceria artigianale napoletana tradizionale non si deve mai dimenticare. Eh beh, direi di sì, questa è la città dove 24 ore su 24 accade sempre qualcosa di sensazionale, positivamente o negativamente. Tanto Napoli è bella per questo mix di bianco contaminato, stavo dicendo bianco di Momo Watten, volevo dire, cioè, nel senso che siamo quello e quello, ed è questa che rende meraviglioso. La sfogliatella dei record si aggiunge a tantissime altre iniziative clamorose che portano tantissima promozione alla città. Queste immagini di oggi faranno il giro del mondo, il giro d'Europa, ci vedranno dall'America, dall'Australia, si domanderanno molti: ma che è sta sfogliatella? What is the sfogliatella? Sfogliatella is something really good. Esatto, e capiranno che devono venire a Napoli per mangiare la vera sfogliatella, la facciamo solo noi. Finalmente siamo arrivati alla fase finale. Qual è il responso? Promosso o bocciato? No, promosso a pieni voti, e la signora Clelia Carruba entra a far parte del Guinness World Record con la sfogliatella più grande del mondo, che misura 0,82 metri quadrati, batte il precedente record che era di 0,75 metri quadrati, tutto secondo regolamento, stato pienamente rispettato, dalla preparazione alla ricetta tradizionale, alle giuste proporzioni sia delle dimensioni che appunto degli ingredienti. E quindi ora, come da regolamento, viene distribuita in forma gratuita a tutti i partecipanti. Roberta Capo, a madrina d'eccezione in un evento straordinario, e quindi altrettanto eccezionale, Roberta. Beh, un Guinness dei primati, è la prima volta, e poi sono felicissima, un Guinness dei primati tutto napoletano, cibo che io amo, una sfogliatella bellissima, buonissima, grandissima, che adesso tutti i napoletani stanno assaggiando, insomma è il massimo dei massimi. Oggi, proprio qui a Napoli, con cuore di sfogliatella, una sfogliatella fatta d'arte che tu stai mangiando, buonissima, il nostro cugino fratello Antonio Ferrieri, che è un grande. C'è anche Salvatore, che è un grande. Salvatore, vieni. Insomma, voglio dire, quest'idea della sfogliatella super grande, poi con una da cosa nasce? Nasce per dare sempre qualcosa di più a questa città, per dare delle innovative diverse a tutto quello che può essere la città di Napoli con i nostri prodotti, da esportarli in tutto il mondo.
Allora, voi avrete capito che noi siamo con il grandissimo amico nostro, collega, fraterno amico Alfredo Mariani, siamo con Salvatore Ferrieri, che è il fratello di Antonio, che è il patrono di questa meravigliosa manifestazione. Con noi c'è anche un collega di Antonio, Rino Cinquegrana, che è un bambino. Salve a tutti, auguri a questo grande evento. Ecco, su queste bellissime parole noi. Che fanno benissimo la nostra città. Su queste bellissime parole noi chiudiamo il collegamento da Piazza Garibaldi. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano, Rino Cinquegrana, Alfredo Mariani, Salvatore Ferrieri. Ed eccoci qui ritornati in studio. Prima di passare alla vostra domanda, che è per il dottore Salvati, stanno cominciando ad arrivare. Sì, io stavo vedendo un po' infatti sui social. Di domande. Vi ricordiamo tra l'altro che potete sempre interagire con noi su TLA TV su Facebook. Io stavo leggendo un po' i commenti e ci chiedono se è possibile spedire le sfogliatelle all'estero. Sì. È possibile, quindi. Quindi diciamo. Il nostro amico Gionizzo può stare tranquillo, ci dice, ci manda l'indirizzo dove vuole essere spedite. Nessun tipo di problema, Europa fuori dall'Europa. Nessun tipo di problema. Va benissimo. Allora, dottore Salvati, due cose significative nell'intervista sia del collega del signor Ferrieri, ma anche del fratello, delle cose importanti per Napoli e per questa piazza. Lei è rappresentante sindacale di Levatura Nazionale, rappresenta un sindacato importantissimo che Confazienda, lo voglio ricordare, è un sindacato datoriale. Ci dica un attimino, sì, quanto influisce sul benessere e la crescita della città, ma anche della piazza? Enormemente. Noi dovremmo dare un grazie al gruppo Ferrieri per questa iniziativa, che secondo me è di enorme elevatura. Ma intanto alcune osservazioni. Io in particolare, insomma, cerco di curare la rappresentanza degli interessi dei pubblici esercizi. L'enogastronomia sta vivendo un momento d'oro, una serie di ragioni, in particolare la domanda del turismo, e soprattutto si trasformano anche alcune abitudini in alcuni consumi. Una volta era l'abbigliamento, adesso l'enogastronomia, nella sua molteplicità, pasticceria, i bar, i pubblici esercizi, i gelatai. Due informazioni che vogliamo dare ai telespettatori. La prima, è necessario curare questa domanda, curare questa crescita. Mi fa piacere che ci siano giovani accanto a maestri storici, tratto, so che è stato sempre un puntiglio del gruppo Ferrieri, cioè curare i prodotti nostri campani, possibilmente, se possibile, con giovani napoletani. Mi fa piacere che ho visto anche i ragazzi che erano presenti durante le riprese televisive. Questo è strategico, che questi prodotti ad elevatura, caratterizzazione napoletana, siano seguiti anche dai ragazzi napoletani. Occorre la formazione, occorre qualificare, dirà il maestro, occorre la tenacia e la volontà. Dopo dirò alcune informazioni di carattere, diciamo, abilitativo, le cose che occorrono al personale di fare periodicamente. Penso per esempio alle questioni delle nuove abilitazioni che la Regione Campania ha predisposto per l'abilitazione sanitaria. Avremo il biologo in azienda che ti fa dei test al momento. Sono informazioni che vi darò dopo. Va benissimo. Io credo che possiamo andare anche in pubblicità, poi riprendiamo con la dottoressa, appena rientrata in studio, Lorenza Luongo. Thank you.
Ed eccoci qua rientrati in studio. Per chi si fosse collegato in questo momento, noi stiamo parlando di record, stiamo parlando della sfogliata più grande del mondo, ma stiamo parlando anche dell'aspetto socio-commerciale, ma anche dell'aspetto della salute. Dottoressa, questi dolci? Allora, questi dolci dobbiamo saperli contestualizzare, nel senso che sono alla base della tradizione napoletana, quindi sono indispensabili proprio per la convivialità, che diciamo, che ricordiamo che è la base della piramide alimentare, quindi un bel dolce a fine pasto eccezionalmente è concesso e più che concesso, soprattutto se parliamo di dolci di qualità, fatti con ingredienti naturali. Cerchiamo di prendere gli ingredienti a chilometro zero, che noi qui in terra campana abbiamo ingredienti eccezionali, e soprattutto se riusciamo accompagnarlo a un po' di attività fisica, possiamo concederci più di un dolce anche a settimana. Quindi sfatiamo questo falso mito che i dolci fanno male. No, non fanno male, soprattutto noi qui in Italia, in particolare a Napoli, abbiamo veramente ingredienti buoni, quindi non paragoniamoci a quei dolci commerciali, confezionati, ma affidiamoci appunto a centri di eccellenza che abbiamo qui. Va bene, io mi sono conservato un'altra domandina per lei. Perfetto. Sabatino Sirica, lei rappresenta un pochino la storia della pasticceria napoletana, ma soprattutto, molti spettatori già lo sanno, ma per chi non lo sapesse, lei è il pasticciere di Napoli. Due domande. La prima di carattere squisitamente tecnico. La lavorazione di questa, non so se lei abbia partecipato, assistito, ma sicuramente conosce la lavorazione di questa enorme sfogliata, presumo sia stata molto molto complessa, lo diceva anche il dottore Ferrieri prima, 3 tentativi, più una trentina di prove, delle quantità enormi. Si riesce poi a miscelare il tutto per ottenere poi un risultato così straordinario che abbiamo visto, eravamo là, sia io che lei. Intanto, parità di collega, non faccio che devo complimentarmi per questa grossa quello che sono riuscito a fare Antonio con tutto sullo staff, è veramente eccezionale. A volte si possono pensare frasi fatte, no, e in qualità di pasticciere, di collega, mi devo inchinare a questa grossa evento che sono riuscito a portare a questa bella nostra Napoli. Per quanto riguarda miscelare gli ingredienti, noi grazie a Dio, io sono meno giovane, mi definisco meno giovane, non vecchio, non anziano, meno giovane, grazie a Dio che ci sono queste nuove generazioni che portano avanti questa bella arte della pasticceria. Per me la pasticceria è un fascino questa bella Napoli, questa Campania che ci offre qualcosa, concordo con la dottoressa, ci offre qualcosa di tutto quello, non me ne vogliono le altre regioni, questa. Il patatenno ci ha veramente voluto gratificarci, insomma, di tutte le bellezze, di tutte le qualità di questa nostra terra. Vado oltre. C'è una chiamata in diretta, chiedo scusa, non la voglio interrompere per non tenere. C'è una chiamata in diretta, se la regia. Pronto? Pronto? Buonasera. Chi è? Con chi abbiamo il piacere di parlare? Pronto, mi sente? Sì, la sentiamo, dica. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Da dove c'è? Senta, no, niente, io chiamavo così, semplicemente da napoletano, volevo fare i complimenti al signor Ferrieri, perché veramente è una soddisfazione avere un imprenditore che fa impresa a Napoli e lo fa anche bene. Per noi è un'eccellenza e niente, tutto qua, mi volevo complimentare. Va benissimo, grazie per la chiamata, ma soprattutto per il suo contributo. La ringrazio. Buona. Niente, lo dicevo, questa bella terra. Io sono stato un fortunato in cominciare una piccola bottega di periferia, stiamo parlando degli anni 50, quando già si lavorava di qualità. Non scopriamo gli altarini, se poi ci dice quanti anni ha, detto diversamente giovane. Diversamente giovane, negli anni 50 già andavo a lavorare, non diciamo non lo diciamo. Veramente mi ritengo una persona fortunata, perché io faccio di questa filosofia...
le radici delle nostre, della nostra terra, le radici dove, ci, dove le nostre nonne coltivavano, prendevano dalla terra tutto quello che riuscivano a portare in tavola. E si portava in tavola un dolce di qualità naturale. E questo forse è stata la mia fortuna, che avendo, avendo incominciato piccolino, avendo incominciato a fare queste piccole botteghe, andando insomma a Napoli in una grossa azienda di pasticceria, dove ho incominciato con dei maestri pasticceri, ero la mascotte in questa pasticceria. E veramente poi a me mi è piaciuto, perché a me per la pasticceria è stato sempre un fascino e ancora oggi mi emoziono, io mi emoziono quando faccio i dolci, sembra retorica, non lo so, io mi emoziono quando faccio i dolci, alla mia età ancora mi emoziono. Ho avuto il piacere di portare questa nostra bella tradizione anche oltre oceano, insomma siamo stati due volte in America a portare la nostra tradizione, con pizzico anche di presunzione posso dire anche con successo, dove siamo stati nelle ristorazioni dove sono intervenuto maestri chef, dove hanno fatto vedere un poco quella che è tutta la pasticceria napoletana. Va benissimo, io volevo mettere l'accento su una cosa importante che ha detto sia lei che la dottoressa Luongo. Chilometro zero, prodotti del nostro territorio, e colgo l'occasione per salutare la dottoressa Antonella Gianuario, che è l'ideatrice e l'animatrice del processo, del progetto Chilometro Zero. Stasera purtroppo non è potuta essere in studio, noi la salutiamo, l'aspettiamo per una puntata successiva. Detto questo, torniamo al dottore Salvati, che doveva aggiungere delle cose. Allora, la leva formativa come elemento fondamentale di questo settore strategico, soprattutto in questa città, nonostante che me ne sia occupato da un punto di vista privato, da formatore, io ritengo a distanza di tempo l'elemento fondamentale della scuola pubblica. I nostri ragazzi non devono lasciare la scuola e non devono lasciare l'azienda. I progetti alternanza scuola e lavoro spesso sono criticati, invece lo dobbiamo recuperare. Non vedo a distanza di tempo, con l'esperienza formativa che, c'è, che ho, un fattore così strategico come la scuola per le teorie di base e l'azienda come l'aspetto pratica. Lo considero fondamentale, non riusciremo a intercettare la domanda, i consumi, le nuove leve, soprattutto economiche, che stanno avanzando, soprattutto in questa città, se non facciamo questo passaggio ai ragazzi. Non abbandonate la scuola troppo presto e soprattutto avvicinatevi all'impresa con umiltà, con competenza, ascoltando, ubbidienti, perché quello che vi viene detto, soprattutto dai titolari o dai vostri maestri, è fatta per il vostro bene. Sono degli elementi fondamentali che dobbiamo mai stancarci di dirci. Va benissimo, dottoressa Luongo, lei voleva sicuramente porre una domanda. Io vorrei lanciare una sfida. Sì. Ai maestri qui presenti. Noi siamo pronti. Visto che io sono volontaria della Fondazione Amor Onlus Maria Guarino, che tratta pazienti oncologici, e sono tutti pazienti molto molto golosi, però determinate cose non le possono mangiare. Potremmo creare un dolce, perché no, una sfogliatella con ingredienti a loro concessi, zuccheri alternativi, farine alternative? Ve lo chiedo. Il maestro. A voi le risposte. Siete voi gli esperti. Ma sicuramente, insomma, questa ormai noi non possiamo chiedere niente più, siamo operatori e siamo degli esecutori della nostra bella pasticceria. Perché no? Chiaramente dobbiamo far sì di mettere insieme degli ingredienti particolari per far sì, insomma, di far arrivare un dolce anche a persone che non lo possono mangiare. Alla portata di tutti. Sì. Perfetto. E questa è una buonissima cosa. Antonio Ferrieri, un'ultima domanda a lei, e a lei ci avviamo verso la chiusura. Dopo la sfogliatella, come Guinness ci fermiamo o abbiamo in cantiere qualche altra bella idea? No, sicuramente abbiamo altri programmi. Io ho... Non si vuole sbottonare? No, figurati, lo dico tranquillamente. Io spesso lo dico pure all'associazione, a me farebbe piacere fare un museo a Napoli o di pasticceria o addirittura di sfogliatelle. Possiamo lanciare questo appello anche adesso, sì, in diretta, noi siamo in diretta
TV, siamo, lo ricordo, sul canale 93 del digitale terrestre, per cui ci sta sentendo una bellissima fascia di ascolto, eh? Quindi se vuole lanciare questa sfida lo può fare direttamente. Sì, sicuramente. Quindi alle istituzioni chiedere di realizzare un museo. È un obiettivo che mi sono proposto, spero che le istituzioni sicuramente mi daranno una mano a realizzarlo, perché può essere una bella cosa per Napoli e per i napoletani. Le istituzioni sono molto sensibili a queste cose perché, come tu, anch'io, insomma, riesco a frequentare l'istituzione e capisco che vogliono far sì, insomma, che questa bestia, ma questa è la nostra artigianalità, va avanti e non si perde. Maestro, un flash, proprio un telegramma velocissimo: quale dolce piace a Mertens e quale a Koulibaly? Veloce. Allora, i miei dolci, ho coniato una torta che l'ho definita torta storica, che è andata da Mare a Mertens. Perfetto, Koulibaly? Sì, una torta di panna e fragoline. Perfetto, noi siamo, oltre ad essere una trasmissione di informazione, siamo anche una trasmissione di servizio. Sara adesso ci leggerà. Assolutamente, abbiamo un importante comunicato. La redazione di Napoli News Magazine e Lager Campanus, da sempre in prima linea per sostenere la ricerca sul cancro, ce lo ricordava anche la dottoressa Lungo poco fa, da quest'anno sono vicini alla Fondazione Maria Guarino Amoronlus. E la Fondazione, come diceva appunto, è un sistema realizzato per sostenere la ricerca oncologica e la diffusione dell'informazione scientifica attraverso pubblicazioni e studi esercitati in collaborazione con università italiane ed estere. Tutto questo è possibile ovviamente solo grazie al lavoro volontario a titolo completamente gratuito dei medici che ne fanno parte. Il nostro impegno quindi è quello di aiutare chi ci aiuta a combattere terribili patologie attraverso una raccolta fondi. Per cui devoliamo tutti il nostro 5 per 1000 alla Fondazione Maria Guarino Amoronlus, che è un semplice gesto che in realtà non costa nulla, ma che dona speranza e serenità a chi soffre. Perfetto, e su queste straordinarie parole noi concludiamo questa bella trasmissione, sperando dei messaggi. Penso che ci sia stato un discreto gradimento. Mi fanno segni dalla regia che siamo in chiusura, solo una comunicazione di servizio: oggi siamo andati in via del tutto eccezionale per onorare il record che ha segnato la pasticceria Ferrieri, ma dalla prossima puntata in poi saremo ogni venerdì, stessa rete, stesso canale, stessa ora. Alla prossima. San Sebastiano al Vesuvio. Paura nel vesuviano durante il fine settimana, un ragazzino di 13 anni finisce in coma etilico sabato sera dopo una serata trascorsa con amici. Un uso eccessivo di alcol e cannabinoidi hanno portato alla perdita di conoscenza del giovanissimo, trasportato in ambulanza al Santo Bono in gravi condizioni. Ho fatto una corsa e l'ho visto a terra, sembrava morto, le parole scosse della mamma al quotidiano Il Mattino. Fortunatamente il peggio è stato scongiurato, le condizioni del tredicenne sono migliorate, è stato dichiarato fuori pericolo, ma resta ancora nel reparto di rianimazione. Ercolano. Reagiscono ad una rapina e vengono accoltellati. Vittime dell'aggressione, due 17enni che, avvicinati da due a bordo di uno scooter, sono stati minacciati se non avessero consegnato il portafogli. Le due vittime sono state portate all'ospedale di Torre del Greco. Intanto i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica. Napoli. Ancora attacco alle ambulanze cittadine. Si parla stavolta dell'aggressione più violenta e grave registrata da inizio 2018 ad oggi oltre 30. L'ultima quella di domenica sera, a seguito di un grave incidente avvenuto nei quartieri spagnoli poco dopo le 11 di sera, dove ha perso tragicamente la vita un giovane centauro. Gli amici sono giunti in scooter all'ospedale Vecchio Pellegrini, sequestrando un'ambulanza in sosta, in attesa di recuperare la propria
Barella occupata in quel momento da un paziente. E quello che si legge nella testata online Napoli Today sembrerebbe inoltre che il... E quanto si legge sulla testata online Napoli Today, sembrerebbe inoltre che gli assalitori abbiano preso possesso del mezzo di soccorso prendendo il posto del conducente per dirigersi verso il luogo in cui si era verificato l'incidente e portando con sé l'autista dell'ASL spaventato. A denunciare l'episodio l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Ariano Irpino, violazione di norme in materia ambientale, smaltimento illecito di rifiuti, nonché furto di acqua e di energia elettrica. Questo è quanto emerso da un controllo effettuato presso un autolavaggio di Ariano Irpino dai carabinieri della stazione locale che hanno operato in piena sinergia con i colleghi forestali e personale dell'ARPAC di Avellino. Denunciato il titolare dell'attività sottoposta a sequestro. Pratola Serra, maltrattamenti in famiglia nell'Avellinese. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali aggravate commessi tra il 2016 e il 2017 nei confronti dell'ex convivente. All'esito del quadro investigativo sviluppato dai militari operanti sono scaturiti gravi elementi di colpevolezza che hanno portato all'emissione del provvedimento. Rintracciato e condotto in caserma, dopo le formalità di rito, il 50enne è stato associato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. Baiano. I carabinieri della stazione locale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di due quindicenni dell'Interland Nolano per i reati di rapina e porto illegale di arma bianca in concorso tra loro e con altri due minori di circa 14 anni. L'indagine svolta dai carabinieri della stazione locale prende spunto dalla denuncia sporta dai genitori di due giovani vittime. La sera dello scorso 4 marzo, i quattro minori armati di coltelli